persona che desideri. Quindi salutiamo la nostra Greenettina, Green Apple. Salutiamo il nostro Antonio, Sissi, la Carampagnocca, Perotti, Gina De Cazzan. Poi chi salutiamo? Vin Dreams, il grande Vin Dreams. Barbara, salutiamo Tug, salutiamo tutte le persone che si collegano, che si sono collegate, che si collegheranno. Salutiamo Roxy Rosa, che ha fatto un canale di cucina, tra l'altro presto avremo Roxy Rosa col suo canale di cucina. E poi salutiamo Luigi Rizzo, l'ho già postato il link. Volessi iscriversi al canale di Roxy Rosa, anche se non ho ancora video, l'ho messo in community sul canale Massimo Tramasco. Su questo canale in community, andatevi a iscrivere al canale di Roxy Rosa, lo trovate in community, vi iscrivete. Allora, anche se non ha fatto ancora video, speriamo che li faccia. Quindi detto questo, vediamo un attimino. Vediamo un attimino quali sono le cose che dovete fare per entrare nel suo cuore. Che cos'è che dovete fare per entrare nel suo cuore? Per sviluppare la femminilità, per diventare intriganti. E diciamo che ci sono tante cose, ma nel frattempo vi chiedo di iscrivervi al canale, attivare la campanella, così potrete ottenere, diciamo, potrete ricevere le notifiche dei nuovi video e vi ricordo di abbonarvi al canale. Con l'abbonamento base potrete seguire tutti i miei seminari e vi ricordo anche che con l'abbonamento base lunedì e giovedì faccio i seminari, quindi diciamo che dire, abbonatevi. Ho fatto una donazione al canale per dare un sostegno al canale stesso. Allora, vediamo come diventare intriganti, fondamentalmente. Intanto, vabbè, non è più il vostro caso, però ci sono delle ragazze giovani che sono come dire, costrette dai genitori, no? Dalle mamme che con l'ansia della sistemazione. Questo resta anche nelle cinquantenni, nelle sessantenni, nelle settantenni. L'ansia da sistemazione, che è stata inculcata, oggi le mamme le inculcano alle ragazze giovani, ma a vostro tempo l'avranno inculcata le vostre mamme. Sono le mamme che spesso sono soffocanti, iperprotettive, incapaci di vivere la loro vita. Questa è la cosa fondamentale. Mamme che sono incapaci di vivere la loro vita, e che danno consigli alle figlie. Magari loro sono separate, divorziate e danno consigli alle figlie su come vivere una vita sentimentale felice. Questo è poi l'apoteosi, no? Mamme che non sanno, non hanno saputo realizzare delle relazioni sentimentali affettive valide e danno consigli alle figlie, no? Oppure ci sono mamme soffocanti, iperprotettive, onnipresenti, che diciamo che hanno, no, tutta questa caratteristica di voler diciamo far sì che la figlia si sistemi. Ora, col tempo che passa fondamentalmente, anche se adesso siete anziane, anche se magari le mamme non ci sono più, eccetera, eccetera, praticamente avete quest'ansia da sistemazione, no? Anche se diciamo, non siamo più nell'Ottocento, però mentalmente ci siamo. E invece, la prima cosa in assoluto che vi esorto a fare è, se volete diventare intriganti e sedurre, prima di investire in una relazione, investite in voi stesse. Investite in voi stesse. Prima di investire in una relazione, investite in voi stesse. Molte relazioni naufragano, molte relazioni sono sofferenti per le aspettative deluse, perché tornate al mito del principe azzurro, il mito del principe azzurro che è sempre duro a morire. Molte donne aspettano l'incontro con un uomo che le renderà felici,
Sperano che le farà sentire complete e realizzate. Quest'uomo non vi interessa, non esiste. Dovete imparare a realizzarvi da sole. Certo, un uomo che vi ama, come una donna che ti ama, cioè uomini e donne, quando si amano, migliorano la loro vita, ma non dovete aspettare di trovare l'amore per essere felici. È esattamente il contrario. Salutiamo Cristina. Prima dovete diventare felici e poi potrete trovare l'amore, investiti mariti e mogli. Prima dovete diventare felici e poi potrete trovare l'amore. Questo è un punto fondamentale. D'altra parte bisogna investire sulla propria mente. La seduzione ha più a che fare con la personalità che con l'aspetto fisico. Questo dobbiamo tenerlo presente. La seduzione ha più a che fare con la personalità. È ovvio che un aspetto gradevole serve a far scattare l'attrazione. Quindi io non sto dicendo che una donna non deve avere un aspetto gradevole, anzi, deve avere un aspetto gradevole. Ma diciamo, la mente soprattutto è quella che seduce, la mente soprattutto è quella che conquista. Questo dobbiamo tener conto. Le stesse cure che anzi, non lo so se voi vi coerete, salutiamo Altea. Le stesse cure che riservate alla vostra bellezza esteriore dovreste dedicare alla vostra anima. Quindi, ad esempio, alla lettura. Oggi non legge più nessuno. Leggete libri, che siete ignoranti come delle capre, siete deculturate. Salutiamo Altea. Mettete un like, iscrivetevi al canale. Leggete libri che vi aiutino nella vostra crescita personale, cercate di imparare cose nuove, appassionatevi fortemente a qualcosa, sviluppate l'attitudine, diciamo, al miglioramento. Quindi questo è un punto fondamentale. E poi guardatevi intorno, dovete imparare a scartare, salutiamo la Nespola, dovete imparare a scartare tutti i narcisisti fondamentalmente. Dice Pippoli, le donne devono avere una buona cultura. Esatto, serve il cool e serve la tura. Grande, grande il nostro Pippoli, però non serve solo il cool, serve anche la tura, e messa assieme fa la cultura. Perché altrimenti, certo, potrete anche trovare uno, no, che diciamo, si innamora di voi per l'aspetto fisico, ma questo dura poco fondamentalmente. Ovviamente io non dico di trascurare il vostro aspetto fisico, ma anche curate il vostro body language. Guardatevi intorno, no? C'è pieno di persone che camminano a testa bassa, con uno sguardo arcigno, camminano in questo modo, con uno sguardo arcigno, uno sguardo così, in questo modo, pieno di rabbia, pieno di rancore, pieno di risentimento, pieno di merda, ma come anche donne, no? Che sono sempre ingrugnite. Salutiamo Betty Coti. Ciao, tra l'altro, annuncio Vobis, andate a Campomanin a Venezia, che c'è la nostra Betty Cottage. Quindi, e quello che dicevo stamattina, Betty Cottage è una bravissima pittrice che fa autoritratti. Ad esempio, a me ha fatto un autoritratto dove sono con i capelli lunghi e biondi. Sono bello. I ritratti di Betty Cottage vi fanno diventare belli. Quindi, anche se siete cesse, andate a Campomanin da Betty Cottage, che vi farà diventare belle. Campomanina Venezia, chi fosse dalle parti di Venezia, vada lì, si faccia fare un ritratto da Betty Cottage. Anche se siete grasse, Betty Cottage vi farà diventare magre. Anche se avete la cistite, il ritratto di Betty Cottage sarà senza cistite. Anche se avete mal di testa, anche se avete le emorroidi, il ritratto di Betty Cottage sarà senza emorroidi, quindi è migliorativo. Quindi, tornando al discorso, no, dovete imparare a sviluppare anche un bel body language, un viso disteso, un viso sorridente, una camminata fluente. Questo è un punto fondamentale, no? Questo è molto, molto importante. Noi dobbiamo, diciamo, imparare a investire su noi stessi. La felicità è uno stato mentale. Basta guardare i bambini sono felici per nulla, i bambini sono felici per nulla, piccoli scattini, che rompete i coglioni, che rompete i coglioni, faccio una cosa, aspettate.
Adesso dovrebbe andare meglio, vecchie befane, carampane, che non siete altro. Adesso dovrebbe andare meglio. Che piccoli scattini! Piccoli scattini, sto cazzo! Adesso dovrebbe andare meglio. Carampane, che non siete altro. Che è sparito! Allora, quindi guardate i bambini, basta guardare i bambini per capire la felicità. La felicità è una condizione naturale degli esseri umani. La felicità è una condizione naturale degli esseri umani. La difficoltà sta semmai nel dimenticare tutti gli insegnamenti limitanti, tutti gli insegnamenti, diciamo, che vi hanno inculcato, perché voi siete stati inculcati, e Pippoli ne sa qualcosa. Come hanno inculcato Piccoli, Pippoli non l'ha inculcato, non è stato inculcato nessuno. Quindi vi hanno inculcato il senso di colpa, il senso del dovere. Tu devi sposarti, devi fare questo, devi fare quello. Ti hanno inculcato un sacco di cose. Mentre invece la nostra vita è determinata in piccola parte. Da ciò che accade per la maggior parte, da come reagiamo a quello che ci capita, no? La mattina, quando vi svegliate, voi dormirete perché siete, voi dormirete, ma quando vi svegliate, scegliete l'abito giusto, scegliete in base all'immagine che volete dare al mondo, come volete sentirvi. È ovvio che se ti vesti da zoccolona, da puttanona da corsa, non potrai dare l'immagine di una donna da sposare, ma chi, quale uomo ti vorrebbe come madre dei suoi futuri figli? Oppure quale uomo ti vorrebbe come sua compagna di vita? Nessuno. Oppure se ti vesti come, diciamo, una, come possiamo dire, se ti vesti come se fossi un Marines che va in battaglia con la mimetica, non è possibile. I maglioni possono andare bene, dipende quello che fai, certo, dipende tutto quello che fai. Se uno va in ufficio, può mettersi i maglioni, può mettere quello che vuole, no? Quando fate le interviste, voi vi mettete sempre come delle sciampiste, come delle poveracce, ma va bene, per questo è un canale poi di sciampiste, no? Scherzo, ma comunque dovete comunque vestirvi come vi sentite, è un punto fondamentale questo, come la nostra Nespola che mette il maglione della nonna. Quindi è molto importante il vostro dialogo interno, quindi non abbiate un dialogo interno negativo. La buona notizia è che noi possiamo essere felici dentro noi stessi. La felicità è una scelta ed è il primo passo per diventare intrigante. Una persona felice è naturalmente intrigante. Una persona felice è una persona che naturalmente seduce. Una persona felice è una persona che naturalmente deve conquistare. Quindi questo è un punto molto importante, un punto fondamentale. Ma dovete anche godere delle piccole cose. Per essere felici bisogna imparare a godere delle piccole cose. Certo, uno è come si deve sentire a suo agio, ma noi dobbiamo sentirci a nostro agio in modo positivo. Perché faccio un esempio. Se prendete una persona triste, che siccome è triste si veste di nero, si mette tutta ingobbita, qualche cosa larga, cammina, una donna, è ovvio che diciamo che si intristerà ancora di più, perché nessuno, ad esempio, la noterà. Se invece sei magari un po' sul depresso, un po' sul triste, ma ti metti bella profumata, vaporosa, profumata, taccata, elegante e cammini per strada a testa alta, le persone ti guardano e cambia la cosa, e anche se fai uno sforzo iniziale, ma è una comunicazione che dà il tuo cervello, perché il nostro body language comunica col nostro cervello fondamentalmente, no? Salutiamo anche Trastulla. Quindi questo è un punto fondamentale. E poi iniziate a
Godervi le piccole cose nel qui ed ora, non so, che può essere una doccia calda che fate, il cielo azzurro, ma anche la pioggia, ma anche, che ne so, il caffè, il profumo del caffè, il sole, qualunque cosa, diciamo, può essere fonte di felicità e dovete imparare a viverla questa felicità. Anche una bella conversazione con una persona che vi può piacere. Ma anche, che ne so, gli amici, interagire con le persone e tutto questo, sono le piccole cose che fanno la differenza. Salutiamo Miriam. Anche una live, esatto, anche una live può fare la differenza. Quindi cercate, diciamo, di rimanere per la maggior parte, perlomeno, del vostro tempo. Cercate di rimanere per la maggior parte del vostro tempo in modalità positiva. Osservate che ci sono tante cose belle che vi accadono. Non ve ne rendete conto semplicemente perché non le osservate. Quindi, nel momento in cui voi vi concentrate veramente sul momento presente, non esiste più tutto il resto. Tutto il resto sparisce, tutto il resto va nell'ombra. E allora voi potrete sicuramente essere felici, questo sì, ma anche per dire andate a fare una gita a Venezia, incontrate Betty Kotich a Campomanin, vi fate fare un bel ritratto da Betty Kotich, è già una fonte di felicità perché guardate il ritratto e dite che gnocca che sono, anziché guardarvi allo specchio poi, guardate il ritratto che vi ha fatto Betty Kotich, rimarrete sempre giovani, rimarrete sempre belle. Sempre al top, no? Smettete di guardare sto cazzo di specchio che vi rende quello che siete, vi fa vedere vecchie, brutte, schifose. Guardate solo il ritratto di Betty Kotich e vi sentirete sempre belle. Quindi sono le piccole cose che vi fanno sentire belle, sentire belle. E questo è un punto molto importante, no? Quindi andate a Venezia, Campomanin, col cartello, cerco Betty Kotich. E vi fate fare il ritratto. Allora, quindi questo è vi donerà la giovinezza, esatto. Quindi cercate di rimanere quindi in modalità positiva, non affrontate la vita. Se affrontate la vita sfiduciate, con il muso lungo, quelle persone noiose col muso lungo, sempre incarognite, non seducono, non seducono. Non sono intriganti, non sono intriganti, sarete delle cesse conclamate. Quindi, nel frattempo, mettete un like, iscrivetevi al canale. Chi vuole fare una donazione al canale, la faccia per dare un sostegno al canale. Quindi, per trovare l'amore giusto, non la solita sciampista o il solito catramista. Dovete trovare l'amore giusto, non il solito sciampista, il solito catramisto, peggio, il solito narcisista o la solita narcisista, perché voi poi troverete la solita narcisista. E quindi, o il solito narcisista, dovete avere delle condizioni. Prima cosa, dovete piacere a voi stessi, dovete piacervi. Continuate a ripetervelo come un mantra: io sono la persona più importante del mondo, io mi amo e mi accetto così come sono. Io sono la persona più importante del mondo, io mi amo e mi accetto così come sono. Io sono la persona più importante del mondo, io mi amo e mi accetto così come sono. Quindi piacetevi, no? Una donna che non si piace non è una donna intrigante, è una donna che trasuda insoddisfazione, è una donna che trasuda magari, suda e puzza come una catramista, come una sciampista, è una donna che trasuda un sudore acido, un sudore acre, un sudore puzzolente, puzza come una capra. E come può sedurre una che puzza come una capra? Comunque è una donna che trasuda insoddisfazione, che trasuda insicurezza, che trasuda stati d'animo, che aumenta in modo inversamente proporzionale alla misura in cui si sente attratta da un uomo, fondamentalmente. Salutiamo Fiammella. E questo è un punto molto importante, quindi piacersi significa accettarsi. Io sono la persona più importante del mondo, io mi amo e mi accetto così come sono.
Io sono, esatto, se puzza come una capra potrebbe sedurre il pastore. Però tenete presente che voi che siete delle pecore, o che fate la pecorina, non lo so se siete pecora o pecorina, preferite la pecora o la pecorina, comunque ricordatevi che è il pastore che manda al macello le vacche. Non è il lupo, è il pastore che manda al macello le pecore, non è il lupo. Esatto, come dice Tughi, invece di invitarla a cena, la inviti a una doccia. Facciamo la doccia, anzi, falla da sola, lavati, catramista, sciampista, capra. Comunque, spesso le donne hanno l'errata convinzione, diciamo, che agli uomini piacciono le pin-up, no? Le pin-up, questa moda della pin-up. Ma la pin-up non piace agli uomini. Ad esempio le tettone, quelle che si fanno le tette enormi, fanno schifo, cioè, poi a qualcuno piaceranno, ma non è la tetta grossa che piace all'uomo, semmai è il cervello che funziona. Certo, una persona deve essere il più possibile armoniosa, tenersi in forma. Tra l'altro che le tettone poi o se le fanno finte o decadono brutalmente con l'età, no? Quindi, comunque, qualsiasi sia la vostra conformazione fisica, cercate di valorizzarla. Qualunque sia la vostra conformazione fisica, cercate di valorizzarla. E non confrontatevi con altre donne, no? Non state a dire questa è più bella, questa è più brutta. Questa è fatta in un modo, questa è fatta nell'altra, questa è una cosa, questa è un'altra. Allora, voi dovete avere, come dire, essere donne selettive, ma non sdegnose, selettive, e soprattutto imparare veramente ad amare voi stesse, no? E tenere presente un punto fondamentale: se soffri non è amore, se devi sacrificarti non è amore, se devi fare questo non è amore. L'amore è qualcosa che avviene anche naturale, spontaneo. Ovviamente le persone poi sono un misto di qualità, di difetti, eccetera, però se sei felice, se stai bene, se quella persona ti valorizza, ottieni dei risultati. Non dobbiamo mai confrontarci, brava Betty Cottage, devi valorizzarti, devi valorizzarti. Altra cosa, se vuoi essere intrigante, non devi essere ossessiva. Se vuoi essere intrigante e farli innamorare, non devi essere ossessiva. La donna ossessiva, donna ossessiva o cagiuliva, questa è un'altra rima che mi è venuta adesso spontaneamente. Donna ossessiva o cagiuliva. Perché se tu sei ossessiva, sei ossessionata, donna ossessiva o cagiuliva, non riesci a ottenere nessun risultato da questo punto di vista. Ci sono tante cose interessanti da fare anziché ossessionarti, con questa persona. Ci sono un'infinità di cose da fare anziché pensare ossessivamente a questa persona. Non dovete mai consegnare a qualcun altro il telecomando dei vostri stati d'animo. Sta suonando la vostra ora. Non dovete mai e poi mai consegnare a un'altra persona il telecomando della vostra felicità. Non dovete mai e poi mai delegare a qualcun altro l'essere felice o l'essere infelice. Un poeta, sì, il poeta maledetto. Il poeta maledetto, come Baudelaire, il poeta maledetto. Questo è qualcosa. Voi dovete rimanere, tra l'altro, imperturbabili. Ecco, poi ci sono le persone che cercano magari Baudelaire. Ci sono le persone, la Recherno, le Fleur du Mal, i fiori del male. Di Baudelaire, le Fleur du Mal, ci sono delle persone che, ad esempio, cercano di triangolarvi, no? Cercano di farvi intristire, morire di gelosia, ma voi dovete farlo, cioè, se una persona cerca di farvi ingelosire,
cerca, voi fottetevene, anzi usate, ecco, con le persone che cercano di farvi ingelosire, dovete usare assolutamente la psicologia inversa. Se una persona cerca di farvi ingelosire, usate assolutamente la psicologia inversa. La psicologia inversa è il punto fondamentale. Usate la psicologia inversa. La psicologia inversa che cos'è? È quella forma, diciamo, di psicologia che praticamente lo spingete a fare il contrario. Quindi lui esce con i suoi amici, con le sue amiche, vi fa ingelosire, vai con la tua ex, almeno ti togli dei coglioni. Perché nel momento in cui gli dite quello, gli generate il dubbio, no? Non è che questo vuol mandarmi dall'ex perché vuol togliermi dei coglioni e perché magari ci avrà incontrato Rocco nel frattempo, che quando io vado in giro se la tromba alla grande, vi fate venire questo dubbio. Quindi non cadete mai, se volete essere intriganti, nella trappola della gelosia. La gelosia è una trappola, è una trappola. Quindi se cerca di farvi ingelosire, voi usate la psicologia inversa. Non ditegli, ah, io farò questo, farò quello. No, deve fargli venire il dubbio. Vai con la ex, vai con le tue amiche, vai qua, vai là. E tu gli lascerai il dubbio che mentre lui va lì voi andrete da Rocco che vi stantufferà dov'era, andrete da Rocco che vi stantufferà dov'era. Quindi lui sì che magari esce così, magari farà anche qualcosa, ma avrà il pensiero di voi che siete stantuffate da Rocco. E questo non glielo toglierà nella testa nessuno, che siete stantuffate da Rocco. E questo, diciamo, vi lo lascerà, diciamo, gli lascerà questo dubbio, no? Lui prenderà un qualcosa e penserà che Rocco sarà lì a stantuffarvi, perché altrimenti non si spiega. E quindi questo è un punto fondamentale, no? Dovete allontanarvi, e allontanandovi lo attirerete, e questo è il punto fondamentale. Se ti allontani, lo attiri. E questo è quello che dovete fare per essere intriganti con le persone che in qualche modo cercano di triangolarvi, cercano di farvi ingelosire. E questo è un punto fondamentale, no? Poi, ovviamente, come dicevo, bisogna trattarsi bene. Cioè, non dovete vivere una vita sottotono. Ci sono persone che scelgono di vivere una vita sottotono, una vita sottotono. La cavitazione, cos'è la cavitazione? È un vuoto. La cavitazione è creare un vuoto attraverso la pompa. Voi che siete esperte di pompe idrauliche, la cavitazione è un vuoto che la pompa crea per far passare un liquido, ad esempio. Lo sto spiegando, Tug. La cavitazione è un vuoto che creerete con una pompa. La pompa non quella che pensate voi, è la pompa, una pompa idraulica, ad esempio, che fa girare e crea un vuoto. Perché so che voi avete già pensato male. Invece è la pompa che crea un vuoto. Infatti è la pompa vuoto. Quindi questo è il concetto è il concetto fondamentale, no? Però potremmo introdurre quando incontro una si può dire, scusa, mi fai una cavitazione? Potremmo dire questo, mi fai una cavitazione? Allora, comunque, spesso le donne scelgono di vivere una vita sottotono, spesso le donne scelgono di vivere una vita sottotono. E vedi, nelle ediche la depressione crea bolle d'aria, la cavitazione, la depressione, un vuoto, la cavitazione, un senso di vuoto. E le bolle d'aria non ci dovrebbero essere però quando si crea il vuoto. Allora, spesso le donne scelgono di vivere una vita sottotono pur non avendone bisogno, no? Come se una vocina dentro di loro continuasse a ripetere che non vale abbastanza, guarda che se lo perdi non troverai uno di meglio,
guarda che se ti capita questo non ti capiterà quell'altro, guarda che se fai questo non farei quell'altro. Sembra, diciamo, che tu inizi a denigrarti, inizi a squalificarti, inizi a ottenere dei risultati. Sono le pompe che creano la cavitazione, che creano il vuoto, no? La elica è un'elica che gira e crea un senso di vuoto, no? Perché tutto quello che gira, come le palle o le pale delle eliche, creano un senso di vuoto, no? La cavitazione delle pompe a vuoto è proprio la cavitazione, il vuoto che viene creato. E il principio sarà nelle eliche, ma il principio è lo stesso, no? E tra l'altro ci sono delle leggi fisiche, andatevi a studiare le leggi fisiche. C'è anche quel teorema, adesso mi sfugge, il tubo di Venturi. Andatevi a studiare il tubo di Venturi. Ignoranti che non siete altro, andatevi, ignoranti di fisica, andatevi a studiare il tubo di Venturi, che crea proprio una depressione, il tubo di Venturi. Voi che quando pensate al tubo, pensate sicuramente ad altri tubi, non pensate a quello di Venturi, penserete al tubo di Mario, ma non dovete pensare al tubo di Mario, è il tubo di Venturi quello che interessa, neanche il tubo di Rocco. Quindi dobbiamo tenere presente questo, che molte donne scelgono di vivere una vita sottotono pur non avendone bisogno, no? Perché si autocastrano. Quindi, tra l'altro, le persone tendono ad adottare l'opinione che voi avete di voi stessi, che voi avete di voi stesse. E questo è un punto fondamentale, no? Tendono ad adottare questa opinione. Che si blocca! Il tuo cervello si blocca! Cosa si blocca? Il tuo cervello si blocca. C'è Sissi che ha il cervello bloccato, il tuo cervello è bloccato. Quindi questo è un'altra cosa molto importante, no? Quindi noi dobbiamo quindi avere una buona opinione di noi stessi. Quindi parlatevi bene. Le parole sono importanti. Il dialogo interno che avete con voi stessi è decisivo per la vostra immagine. Se continuate a ripetervi che non valete niente, che non sapete fare niente, che siete brutte, che siete goffe, vi convincerete che sia davvero e alla fine vi comporterete come tali, apparirete come tali. Quindi questo è un punto fondamentale. Spesso voi siete le prime, noi siamo i primi nemici di noi stessi e questo non ci rende intriganti, non ci rende affascinanti. Ci rende sfigati. Non dovete porre continuamente l'accento sui vostri difetti. E parlando di pompe a cavitazione, arriva Andrea Giovanni, che è un esperto di fisica. Quindi, questo è il punto fondamentale. Non ponete continuamente l'accento sui vostri difetti. La nostra mente è uno strumento potente. Quando decidiamo che ci focalizziamo su una cosa, noi riusciamo a tenerla se sviluppiamo distacco dal risultato. Essere intrigante, essere seducente dipende da te, non dipende da Babbo Natale, non dipende da Gesù Bambino, dipende assolutamente da te. E se tu co continui a porre l'accento sui tuoi difetti, continui a porre l'accento sulla merda che ti dai, non riuscirai a ottenere nessun risultato. Questo è il concetto. Bisogna imparare anche a essere indulgenti un po' con se stessi e quando fate un errore, beh, pensate che un errore è stato fatto, ma farete anche tante cose giuste, farete anche tante cose positive, riuscirete a fare anche tante cose positive. Quindi essere gentili con se stessi, avere una buona opinione di se stessi. Poi, diciamo, dovete anche scatenare in un uomo sicuramente il desiderio sessuale. Non dovete essere delle bambole gonfiabili, non dovete essere frigide, ovviamente. Dovete imparare accendere anche il suo interesse sessuale, perché questa è un'ottima cosa, no? Dovete farvi desiderare, cercate di essere comunque sensuali, eleganti, sexy ma austere. Quindi, ma e questo fa parte, diciamo, anche della vostra. Non dovete essere frigide, non dovete essere delle bambole, dei pezzi di legno. Salutiamo
Però non dovete puntare solo su quello, no? Quindi non dovete pensare di essere un prodotto di scarto, perché molti di voi pensano di essere uno sfrido, no? Lo sfrido è quel prodotto di scarto quando c'è un torno, una fresa che va a limare un pezzo e voi sembrate uno sfrido. Credete di essere uno sfrido. Lo sfrido è un qualcosa di inutile, un qualcosa di scarto, un prodotto di scarto. Voi non dovete pensare di essere un prodotto di scarto, dovete pensare di essere un prodotto principale e liberatevi, libera nos amalo, liberatevi dal vostro bisogno del giudizio degli altri. Se fate queste cose, se imparerete a fare queste cose, imparerete a ottenere dei grandi risultati, imparerete a sedurre, imparerete a conquistare. Non dovete cercare l'approvazione di nessuno, ma fondamentalmente l'approvazione di voi stessi. Bene, detto questo, mettete un like. Vi ricordo di abbonarvi al canale con l'abbonamento base, potrete seguire tutti i miei seminari che non sono ancora dal vivo.